Caligola, il cui nome completo era Gaius Julio Caesar Augustus Germanicus, fu l'imperatore romano dal 37 al 41 d.C. È noto soprattutto per il suo comportamento eccentrico e spesso crudele durante il suo breve regno. Tuttavia, le descrizioni storiche su Caligola variano e sono spesso influenzate dalle fonti scritte dell'epoca, molte delle quali potrebbero essere esagerate o politicamente motivate. Ciao navigatori, se sei interessato, continua assieme a noi in questo viaggio nella storia e biografie maledette, e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Caligola è associato ad alcune delle storie più cruente, che includono l'omicidio di membri della sua famiglia, il suo coinvolgimento in pratiche sessuali stravaganti e il suo desiderio di essere adorato come un dio. Alcuni studiosi moderni sostengono che molte delle accuse contro l'imperatore romano potrebbero essere esagerate o distorte dalla propaganda politica dell'epoca. Altri documenti che potrebbero aver contenuto una prospettiva più equilibrata sulla sua figura sono andati perduti o distrutti volutamente dai suoi successori o da altre forze politiche. Svetonio, uno degli storici romani dell'epoca, scrisse delle biografie di diversi imperatori, inclusa quella di Caligola, nel suo lavoro intitolato Vite dei 12 Cesari. Svetonio descrisse Caligola come un individuo che era affetto da pazzia o insanità mentale, attribuendo la sua crudeltà e il suo comportamento eccentrico a questa condizione. È importante notare che l'antica comprensione della malattia mentale differisce da quella moderna. La nozione di pazzia nell'antichità poteva essere un modo per spiegare comportamenti strani o violenti senza la comprensione psicologica e medica che abbiamo oggi. La valutazione moderna della condizione mentale di Caligola, basata solo su racconti antichi, è difficile e complessa. Molti studiosi moderni, infatti, cercano di guardare alle prove disponibili in modo critico e di considerare molteplici prospettive per cercare di comprendere meglio la sua personalità e il suo comportamento. Quindi, mentre Svetonio e altri storici dell'epoca potrebbero aver attribuito la crudeltà di Caligola alla pazzia, l'immagine complessiva di Caligola rimane soggetta a interpretazioni e dibattiti. Durante il suo regno, l'imperatore fu coinvolto in una serie di eventi violenti e controversi, inclusi omicidi e abusi di potere. Ci sono resoconti storici che indicano che Caligola fosse coinvolto nell'assassinio di alcuni congiurati oppositori reali e immaginari. È importante notare che le fonti storiche dell'epoca possono essere state distorte da motivazioni politiche, quindi alcune delle accuse contro Caligola potrebbero essere esagerate. Un esempio noto è l'episodio in cui Caligola fece uccidere Tiberio Gemello, suo cugino e nipote dell'imperatore Tiberio. Si dice che l'imperatore l'avesse accusato di cospirazione, anche se potrebbe essere stato un pretesto per eliminare un possibile rivale. Inoltre, sembra aver fatto uccidere alcuni membri della sua stessa famiglia e persino sua madre Agrippina Maggiore. Questi eventi testimoniano il suo comportamento errato e spesso brutale di Caligola durante il suo regno. La sua tirannia e la sua violenza contribuirono alla sua reputazione negativa nella storia romana. Sebbene la sua figura sia spesso associata a storie di comportamenti eccentrici e crudeltà, ci sono anche dei resoconti che indicano che era ben istruito e aveva un interesse per la cultura e l'arte. Caligola fu educato principalmente da insegnanti privati, tra cui il celebre oratore e filosofo Sesto Elio. Si diceva che fosse un buon oratore e che avesse acquisito competenze retoriche, il che suggerisce un certo grado di intelligenza e istruzione. Inoltre, sembra che avesse una conoscenza delle arti e una predilizione per il teatro, promuovendo spettacoli drammatici e musicali durante il suo regno. Sebbene fosse dotato di intelligenza e istruzione, il suo comportamento errato e le sue decisioni controverse possono essere attribuite a molteplici fattori, tra cui l'influenza delle circostanze, le dinamiche politiche e forse anche la sua stessa personalità. In definitiva, era un individuo complesso e controverso.
e la sua intelligenza e istruzione coesistevano con altri aspetti della sua personalità che spesso dominavano le narrazioni storiche su di lui. Cresciuto in un ambiente in cui la vita militare era molto presente, ma la connessione tra il suo soprannome Caligola è un soprannome che significa piccola caliga o piccola sandalia da soldato. La caliga era infatti un tipo di calzatura indossata dai soldati romani. L'origine del soprannome è attribuita alla sua infanzia trascorsa negli accampamenti militari con suo padre germanico, un generale dell'esercito romano. Caligola sembrava aver goduto di popolarità tra le truppe e sarebbe stato affettuosamente chiamato Caligola dai soldati a causa del suo abbigliamento militare da bambino. Tuttavia, questo soprannome era probabilmente usato in modo informale, non ufficiale. In molti documenti storici e fonti antiche è spesso semplicemente chiamato Gaius o Caligula. Caligola divenne imperatore dopo la morte di Tiberio. Tiberio fu l'imperatore romano dal 14 al 37 d.C. Alla sua morte, nel marzo del 37, il suo successore designato era Caligola, che all'epoca aveva circa 24 anni. Dopo la morte di Tiberio, salì al potere come terzo imperatore romano della dinastia Giulio-Claudia. Inizialmente sembrava essere popolare e godere di un periodo di lusinghe e riforme iniziali. Tuttavia il suo regno divenne presto noto per il suo comportamento errato, le spese eccessive, le decisioni arbitrarie e il coinvolgimento di atti di crudeltà. Governò per soli 4 anni, dal 37 al 41 d.C., prima di essere assassinato. Nonostante il breve regno, la sua figura rimane una delle più controverse e discusse nella storia romana a causa delle sue azioni e dei suoi comportamenti stravaganti e spesso crudeli. Da sempre ebbe rapporti tesi con il Senato romano e intraprese azioni che furono percepite come sfide o umiliazioni nei confronti dell'istituzione senatoriale. Uno degli esempi più noti è l'aneddoto in cui si dice che Caligola avrebbe nominato il suo cavallo, Incitatus, console dell'impero romano. Questa storia è stata tramandata principalmente da autori antichi come Svetonio, che è noto per le sue narrazioni talvolta sensazionali e romanzate. L'episodio potrebbe essere stato esagerato o distorto nel corso del tempo. Tuttavia è chiaro che Caligola adottò un atteggiamento sfidante nei confronti del Senato, spesso ignorando le tradizioni e le consuetudini che regolavano i rapporti tra l'imperatore e l'istituzione senatoriale. La sua morte è oggetto di dibattito tra gli storici e le fonti antiche, che presentano diverse versioni. Quella più comune e accettata è che Caligola fosse stato assassinato il 24 gennaio del 41 d.C. a Roma. Fu ucciso da una congiura di membri della sua guardia pretoriana e disponenti dell'aristocrazia romana, guidata da Cassio Longino ed altri cospiratori. Secondo le fonti, fu ucciso nel Teatro Palatino, dove era in visita per un evento o uno spettacolo. Fu attaccato da vari congiurati con pugnali e morì per le ferite subite. La congiura sembrava essere motivata da insoddisfazione per il suo comportamento tirannico, le sue decisioni arbitrarie e il suo uso eccessivo di denaro pubblico. Dopo la sua morte, Cassio Longino e gli altri cospiratori furono giustiziati dalle forze fedeli al successivo imperatore Claudio, che succedette a Caligola. La morte di Caligola segna la fine del suo regno controverso e spesso brutale e l'inizio di un nuovo capitolo nell'impero romano. Bene, se questo video ti è piaciuto, lascia un like, un commento e iscriviti al canale. Alla prossima, ciao!